Sì, abbiamo approvato una normativa che consente di recuperare quasi 150 case agricole, approfittando anche delle risorse messe a disposizione dello Stato, che mette delle risorse per renderle antisismiche e soprattutto per quel che riguarda il contenimento energetico. Parlare di contenimento energetico in case agricole è infatti importante perché insomma c'era solo il camino ed era le finestre che passava l'aria da tutte le parti, insomma, recuperare una quarantina sono conservazioni totali, perché sono quelle di maggior valore, le altre più di 100 sono case che si possono fare non la demolizione, ma la ristrutturazione, la ricostruzione, anche con delle migliorie e soprattutto utilizzare questi finanziamenti. Da domani possono presentare le concessioni edilizie all'ufficio tecnico, che è quello che autorizza, e quindi diciamo, pensiamo di avere buone ragioni per credere che ci saranno diversi recuperi. Ma è un fatto per far lavorare le imprese, per recuperare dei beni, per non sciupare altro territorio, pensiamo che sia un fatto positivo. Certo, questo piano ci permette di recuperare tutta una serie di edifici che altrimenti per difficoltà anche di ordine tecnico, cioè in tutti i 160 passa edifici rurali, erano previste delle norme abbastanza stringenti, in particolar modo il restauro conservativo. Noi abbiamo cercato di mantenere il restauro conservativo, quegli edifici che hanno indubbiamente dei valori, stiamo parlando di 35-40 case, e gli altri abbiamo cercato di dargli una disciplina che consenta ai proprietari di fare degli interventi senza caricarsi eccessivamente di oneri, visto il modesto valore degli edifici. E la dimostrazione di tutto ciò è che col tempo, voglio dire, abbiamo perso una parte di questo patrimonio, nel senso che alcune case si sono diventate dei ruderi, altre sono in uno stato di abbandono, e quindi chiaramente le difficoltà erano un ostacolo insormontabile che noi in qualche modo dovevamo affrontare. Abbiamo cercato di fare questa normativa più vicina alle esigenze dei cittadini, quindi prevedendo la ristrutturazione con la prescrizione però che l'edificio non può essere né demolito né spostato, per cercare di facilitare il recupero. Facilitare il recupero è un valore economico e un valore storico e culturale importante nel nostro territorio, perché parti importanti di questo comune erano territori agricoli, quindi recuperare quegli edifici significa poi recuperare la strada d'accesso, recuperare la siepe, recuperare la pianta. Quindi un contesto territoriale e ambientale che in questo modo noi vorremmo valorizzare al massimo.